Vuoi che il tuo violoncello abbia un suono di pizzicato come un basso elettrico? Guarda questo video. Ciao, sono Stefano e in questo video ti parlerò del boost. Subito un esempio musicale. In questo esempio ho usato questo boost che si chiama Perseo della Dofic Sound di Firenze. È un pedale fantastico, è un prodotto artigianale, anzi ringrazio Andrea per avermelo spedito. In questo ultimo mese l'ho testato varie volte, soprattutto la settimana scorsa dove ho avuto l'opportunità di suonare insieme a una batteria e se non avessi avuto Perseo non ce l'avrei fatta, perché il suono del violoncello veramente con questo boost non faceva rimpiangere il fatto di non avere un basso elettrico a disposizione. In un prossimo video vi parlerò anche di un altro boost che Andrea mi ha spedito, che si chiama Ariete, che è stato costruito appositamente per il basso elettrico. Devo dire che per sé, pur essendo dedicato principalmente alla chitarra, sul violoncello funziona veramente alla grande. Ti spiegherò due buoni motivi per usare il boost. Il primo è per avere un suono di pizzicato molto presente. È molto importante quando suoni dal vivo non premere troppo, non spingere troppo per avere molto volume. Il boost in tutti questi anni di concerti, ti posso dire, secondo la mia esperienza, che è la soluzione migliore. Ho provato il compressore, il pedale volume, ma il boost è l'unico che ti dà la possibilità di avere una botta di suono e di sentire sotto le dita veramente quel suono giusto, ti fa sentire un bassista elettrico e quindi potrai fare le tue linee di basso, le tue linee in pizzicato, assolutamente rimanendo nel groove. Secondo motivo è che può essere utile anche col suono dell'arco. Sicuramente il modo di impostare il gain sarà inferiore rispetto a quello usato nel pizzicato. Per mia esperienza non passerei mai la metà, giocherei tra 0 e 6, diciamo. È molto importante quando devi uscire con una frase musicale o quando c'è il momento in cui devi fare un assolo e avere la possibilità di mantenere la stessa situazione di rilassamento, ma di avere più volume senza premere troppo sull'arco e magari irrigidire il braccio. Il boost è assolutamente una soluzione fantastica. Ah, un'ultima cosa importante. Io nella catena degli effetti uso il boost come primo pedale, subito dopo l'accordatore. Entro nel pickup, entro nell'accordatore, entro nel boost e poi ci sono tutti gli altri miei pedali. Generalmente i chitarristi lo usano dopo il distorsore, ma come ti ho già detto all'inizio del video, per il violoncello è tutto territorio da testare, quindi potrai provare anche tu se metterlo all'inizio o alla fine della catena. Quindi, se non l'hai ancora fatto, iscriviti al mio canale YouTube, seguimi su Instagram cercando Newscello e non Cello Rock Riff, come ho detto
nell'ultimo video. Ci vediamo anche su Facebook, fammi qualsiasi tipo di domanda, cercherò di risponderti e al prossimo video. Ciao!